più di 400 docenti si sono ritrovati a Brescia per il 5° convegno EAST. Un nuovo metodo di apprendimento ideato dal professor Pier Cesare Rivoltella, direttore del CREMIT. Non è un problema solo di oggi, è un problema che registriamo da diversi anni. Le modalità attraverso le quali i ragazzi di oggi apprendono sono diverse. È indispensabile per la scuola provare ad intercettarle. Chiaramente i metodi tradizionali non sono più sufficienti. Il metodo EAS, il metodo degli episodi di apprendimento situato, è un metodo attivo. Vuol dire che rovescia il normale rapporto che si stabilisce in classe. Quindi lo studente viene messo al centro, viene reso protagonista dei suoi apprendimenti, gli viene chiesto di svolgere attività anche in piccolo gruppo. Gli aspetti della riflessione, della metacognizione sono particolarmente in primo piano. All'insegnante si chiede di fare un salto di qualità. Anche la scuola lombarda guarda questo metodo innovativo che mette al centro gli studenti e li rende protagonisti. La scuola recepisce perfettamente questa sperimentazione, in particolare la scuola lombarda è una scuola d'eccellenza, si distingue soprattutto nell'affrontare queste sfide che la scuola pratica per dare ai propri ragazzi apprendimenti sempre più efficaci e sempre migliori. Attraverso questa sperimentazione gli studenti sono protagonisti dei processi di apprendimento. Un metodo che sta conquistando sempre più docenti e che sta rivoluzionando la classica lezione frontale. Noi il 2000 abbiamo iniziato relativamente tardi a conoscere questa innovazione didattica degli EAS, perché è partito tutto nel 2016-17 con un corso di formazione per i docenti, e già lì erano due laboratori, uno per le materie linguistiche e uno per le materie tecnico-scientifiche. Già lì gli insegnanti hanno incominciato a sperimentare in classe degli episodi appunto di apprendimento situato con i loro alunni. Questo è stato l'avvio di un percorso che è continuato a livello di formazione dei docenti, ma sta continuando e sta prendendo piede anche a livello di didattica nelle aule. Devo dire che il lavoro che poi noi abbiamo intrapreso è un lavoro che riguarda anche la revisione dell'organizzazione delle aule, che prevede la rotazione degli alunni nelle aule disciplinari.